Una giornata alle Terme di Cretone in provincia di Roma, tutto il giorno nell'acqua, tuffi e nuotate. Stefano, 8 anni, era nella piscina più grande anche quando alle 18:30 gli altoparlanti hanno annunciato la chiusura della struttura e la messa in azione delle pompe per lo svuotamento. Il bimbo era accanto al bocchettone del tubo di scarico che l'ha risucchiato. La madre e il padre fuori, poco distanti, lo hanno visto sparire. Nessuno è riuscito a salvarlo. La pressione è stata più forte delle braccia di chi è intervenuto subito, di quelle dei vigili del fuoco, delle corde e dei rampini. Dopo 2 ore, alle 20:30, il corpicino senza vita di Stefan è stato recuperato dai sommozzatori. Nella struttura, sottoposta a sequestro dalla magistratura, in mattinata sono arrivati la ASL e i carabinieri. Si cerca di capire come mai lo scarico, una 30 cm di diametro, non fosse protetto da una griglia, che al momento non sarebbe stata trovata. Ma la griglia perché non c'è? Non c'è perché sennò l'acqua non gliela farebbe uscire. Gli inquirenti vogliono anche accertare se i bagnini delle terme fossero in quel momento presenti lungo le piscine per rendere ancora più sicuro lo sgombero. Una piscina e mezza c'è San Bagnino, quindi... I bagnini poi sollecitano. Dicono che la piscina è chiusa e la gente non ci deve stare più intorno. Sono stati acquisiti anche filmati delle telecamere della struttura. Potranno aiutare a ricostruire se il bimbo sia rimasto nell'acqua anche dopo l'annuncio di chiusura o vi sia rientrato. Stefan, che viveva con la famiglia di origine russa a Castel Madama, comprendeva molto bene l'italiano.